Bentornati sul mio canale in questi tutorial di Sibelius 7. Bene, per rispondere, o meglio, ispirato da un commento riguardante la dimostrazione della libreria di Sibelius 7 degli Ottoni Jazz, ho voluto creare questo video per mostrarvi le impostazioni di alcune dinamiche. Diciamo le più importanti, le più usate. Bene, iniziamo subito. Come suono sto usando la tromba jazz e faccio sentire un attimo la dinamica. Faccio sentire tutte le dinamiche così di default. Va bene, iniziamo da questo primo rigo. Allora, vediamo le impostazioni di questo. Non hanno impostazioni. Tutto ciò che riguarda il playback, che a noi interessa, sta qui. Qui sta a dire quante volte si farà il ritornello, verrà sempre riprodotto. Quindi, la dinamica. Allora, per la dinamica possiamo usare la dinamica automatica. Il crescendo o il diminuendo avverrà in automatico seguendo andando lineare dal pianissimo al fortissimo, da quello che si troverà. Invece, con cambia, vediamo. Si ha un rialzo del volume. Del massimo. Infatti, se mettiamo 100, beh, oltre a notare che diciamo da forte a fortissimo c'è un'interpolazione che non va bene, abbiamo notato che 100, inserendo il 100% significa che prima di arrivare, cioè tutto il crescendo arriverà alla dinamica finale solo se sarà al 100%. Per il 50 no, non arriverà e dopo sentiremo però uno stacco per valori inferiori al 100%. Invece, usando del massimo, prima di arrivare alla seconda dinamica, passerà per forza sempre al 120, a dinamica 127, cioè fortissimissimo. Quindi vediamo col 100% cosa succede. Funziona tranquillamente in linearità. Se per esempio facciamo 50, avviene il caso di prima. Invece facciamo 150. Avete notato che arrivato qui già suonava secondo la seconda dinamica, cioè fortissimissimo. Idem per il diminuendo. Vediamo adesso il trillo. Allora, per il trillo abbiamo, possiamo scegliere deselezionando diatonica qui, di quanti semitoni deve fare il trillo.
Poi velocità, quante note devono essere riprodotte? Quindi la velocità del trillo. Suona dritto, avvia su una nota più alta, se è un trillo invertito o dritto. In diatonica. Suona dritto, sinceramente non ho capito a cosa serve. Invece, così, diminuiamo un po', il valore di default è 16 o 14, mi sa. Ok, vediamo ora la prima, che è usata per i ritornelli. Funziona già di default questa qui. Quindi arriverà qui, ripartirà da capo, arriva alla prima e salta qui, dove ci dovrebbe essere la seconda. La mettiamo subito. Ok. Per la prima abbiamo un'impostazione fine ultima volta. Cioè, mettiamo partire da capo. Che non funziona, tanto per cambiare. Vabbè. Qua non ha. Ecco, qui può essere utile per decidere quante volte deve ripetere il ritornello. Andiamo. Ah, perché c'è la prima, ecco perché. La seconda. Ha pure questa impostazione, però. Boh. Andiamo al glissando. Per il glissando abbiamo queste impostazioni, cioè non verrà riprodotto, strumento di default, che adesso vi farò vedere come si fa a impostare il glissando di default per uno strumento, cromatico, seguirà la scala cromatica, note bianche solo per la scala che segue la tonalità, in questo caso è Do maggiore, note nere, solo le note nere. Può essere utile in alcuni casi per riprodurre una scala pentatonica o altre. E poi continuo con l'uso del pitch bend. Sentiamo. Invece con le note nere abbiamo questo effetto. Così ci sta meglio. Vediamo queste altre impostazioni che si vedono qui, non sono molto percettibili, anzi, non funzionano proprio. Dovrebbero funzionare secondo velocità della successione delle note, però funzionano qui. Ecco che andiamo a ritenuto, ritardando, rallentando e accelerando. E entrambi, tutti questi hanno le stesse impostazioni.
ovvero antica, come faccio vedere qui. Se usiamo la lineare, ritardando seguirà questo tipo di linea, cioè partirà piano, poi verso la fine avrà più influenza. Per l'antica avverrà di tutta più veloce all'inizio, quindi rallenterà più velocemente qui. Per la moderna, prendiamola accelerando, avverrà tutto gradualmente. Vediamo un esempio. Questo era antica. Invece, rallentando, questa volta lo vediamo in moderna. Vediamo i tre casi sull'accelerando. Vediamo ora come si fa a cambiare lo strumento nel corso di un rigo. Basta selezionare la battuta da dove vogliamo iniziare a cambiare lo strumento. Andiamo qui in home, facciamo cambia strumento. Selezioniamo lo strumento che vogliamo, facciamo doppio clic. Questi, se vogliamo, li possiamo anche togliere. Ora, qui notiamo che passa al pianoforte, si vedrà questo rettangolino qui, è un cambio di strumento che non viene avvertito. Basta, per togliere questo problema basta cancellare questo rettangolino. Ok, cancelliamo anche questo. Bene, spero che questo... Aspetta, un attimo prima. Vorrei informare di non tutti i simboli funzionano, solo questo qua ho notato che è funzionante per il Bartok pizzicato per gli archi. Pizzicato. Solo aggiungendo questo simbolo riusciremo a usare questo strumento, questa articolazione. Altrimenti, per altre articolazioni, vi farò vedere nella dimostrazione degli archi come fare a usare articolazioni quando non si capisce come farle a introdurre nello stesso rigo. Ecco che se cancelliamo questo avrebbe un pizzicato no normale. Altri effetti. No, questi non funziona nessuno, sono tutti simboli. Giusto per fare scenografia, per dare indicazioni. Niente, questo è quanto. Poi, se si ha. Questo è un glissando come questo, non cambia nulla. Per l'ottava su avviene naturalmente senza dover impostare nulla, come stesso per il pedale sostenuto, quindi sono tutti uguali. Molto 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 qui, non cambierà molto, cambia solo la scrittura. Poi le impostazioni avverranno tramite le proprietà, come abbiamo visto. Le legature non hanno impostazioni, però per alcuni strumenti il valore della nota viene prolungato per non dare il distacco.
Il vibrato non funziona. Niente, queste sono tutte queste cose. Andiamo direttamente alle proprietà della nota. Vediamo. Velocità live. Posizione iniziale. Completa live, se non di 4, fermata. Questo è quello più importante, se non suoniamo in live, portando il tempo con il tasto, cioè l'estendere la durata. Di default la durata della nota è 100, che la si imposta da qui, 100. Invece aggiungi spazio, dovrebbe essere tipo un punto coronato, vediamo. Si sente questo rumore strano all'inizio. Probabilmente è legato a questi qua che abbiamo selezionato. Sinceramente questo non so a che serve. Aggiungiamo il cronometro e scusate, il metronomo. No, non so a cosa serve. E questo è quanto. Spero che vi sia stato utile, almeno per queste dinamiche e articolazioni, cambio tempo e accelerando tanto. Bene, vi rimando al prossimo video. Arrivederci.